Finalmente carnevale! Ricicliamo in maniera speciale! Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video troppo divertente, un video dedicato al carnevale, al riciclo creativo, ma anche alla bellezza di trasformare un oggettino semplice ed inutile come un bicchiere vuoto di yogurt in qualcosa di utile, divertente e decorativo e che farà sicuramente sorridere le persone che riceveranno questo porta coriandoli o porta stelle filanti. Un piccolo pupazzetto a forma di clown che conterrà tutto quello che noi vorremo per le nostre feste di carnevale, per infarcirle di cose divertenti e simpatiche, decorandole con un simpaticissimo clown che ci accompagnerà durante il nostro party. Prima di cominciare però, fermati un attimo. Se ti piacciono i contenuti di Arte per te, ricordati che puoi contribuire al progetto Arte per te cliccando sul pulsante PayPal che trovi sulla home page del canale. Ti ringrazio se vorrai farlo e sappi che tutto ciò che vorrai versare per Arte per te verrà reinvestito nel canale per apportare tutte le migliorie possibili al nostro lavoro. In più ti ricordo che ti aspetto anche su due cuore una cappa e su Ombretta i miei altri canali YouTube e vi ringrazio comunque sia che ci aiutiate praticamente sia che invece vi limitate a guardare i nostri video, perché per noi la nostra presenza è perché per noi la vostra presenza è veramente preziosa ed importante, perché ci fa capire quanto apprezziate il nostro operare qui su YouTube e quindi grazie per accompagnarci sempre in questo meraviglioso e creativo viaggio online. Adesso basta parlare, andiamo ad organizzare la più bella festa di carnevale con i nostri pagliacci divertenti. Spostiamoci di là e andiamo a vedere il pagliaccio come si fa. Ed eccoci pronti per fare il nostro clown porta dolcetti. Ci occorrerà un vasetto di yogurt bianco, poi un tappo da succo di frutta, un pompon rosso o un pennarello rosso indelebile, due bottoni neri o un pennarello nero indelebile, della carta velluto rossa, un pezzettino così, o un pennarello indelebile rosso e due coriandoli bianchi, poi delle cannucce varie, un paio di forbicine, qualcosa per tracciare una circonferenza, io userò il compasso, qualcosa per ritagliare una circonferenza, io userò le forbici, e poi della lana del colore che preferite, io ho questo bellissimo verde squillante, un cartoncino, io ho un bel colore giallo acceso, occorre anche una stella filante, potrebbe occorrervi la colla attacca tutto o Vinavil se non avete la pistola a caldo, e poi pistola per colla a caldo e relativa stecca. Iniziamo subito. Su di un cartoncino giallo cosa faccio? Prendo la circonferenza del mio vasetto, la taglio, voilà, in questo modo. Su di un cartoncino da riciclo disegno mezzo cuore, voilà, mezzo cuore molto grande, così. E lo ritaglio e con questo mezzo cuore che porrò sul mio cartoncino disegnerò un cuore intero, quindi disegno un'altra base e la ritaglio anche, quindi alla fine avremo due basi tonde e un cuore. Come prima cosa appiccichiamo il tappo, quello da succo di frutta, su uno dei due cartoncini tondi gialli. Prendiamo bene il centro e voilà! Prendiamo un pezzetto di stella filante verde e attacchiamola tutto attorno al cappellino che stiamo creando, perché sì, stiamo creando il cappellino del clown. Prendiamo la nostra carta velluto adesiva e disegniamo il classico sorriso triste del pagliaccio. Piego in due dopo averne disegnato metà e faccio prima a ritagliare in doppio, almeno mi verrà speculare. E qui faccio anche il sorriso tagliando
è facendo una fessura sottilissima e ritagliando. Così, ok? Quindi spiccico la protezione con due coriandoli bianchi, allargando creo due dentoni. Uno, mamma che brutto, due, così, e vado ad attaccare la mia bocca su quello che sarà il faccione del mio clown. Prendo il pompon rosso, questo è troppo grande, quindi ne taglio una porzione più piccola e vado ad attaccarlo al centro della faccia del mio clown. I due bottoni e creo gli occhi. E voilà! Adesso appiccico anche il cappello per avere più o meno l'idea completa del pupazzo. Così. Ma adesso tutto attorno devo mettere i capelli, che farò con la lana facendo dei semi pompon. Cosa sono i semi pompon? Su tre dita arrotolo la lana, ok, appena ho abbastanza lana fermo il mezzo e chiudo a mo' di fiocchetto. Quindi passo in mezzo con le forbici e taglio il fiocco da entrambi i lati. E voilà! Adesso facciamo tanti di questi pompon e cominciamoli ad attaccare tutto attorno alla testa del nostro clown. Ce ne vorranno un 6-7. Bene, e adesso cominciamo ad attaccare i nostri pompon. Voilà, il nostro pagliaccetto in viso è pronto. Prendiamo la nostra base tonda e con la matita sporco per prendere la circonferenza del bordo. Ok, una volta che ho ben chiara la mia circonferenza, dobbiamo creare una sorta di tappo per il nostro barattolo. Quindi con la colla a caldo ripasso sull'interno della circonferenza. Passo una volta e lascio asciugare. Mentre lui è intento ad asciugare, io preparo un altro pezzo. Prendo la cannuccia verde e qui queste con gli snodi che piego, quindi la giro e la piego. L'ultimo pezzo lo taglio in quattro, l'ultimo pezzo prima dello snodo, e lo apro. Prendo il mio bottone e sul retro appiccico dei coriandoli azzurri come se fossero dei petali di un fiore. E voilà! Poi prendo la mia cannuccia che già ho sistemato, allungo lo snodo, metto un po' di colla sul retro del bottone e appiccico la cannuccia, così. Lascio asciugare anche il fiorellino. A questo punto la prima circonferenza è pronta. Facciamone una seconda più interna e sul bordo tra le due circonferenze poniamo un altro filo di colla. Nel frattempo il mio fiorellino è pronto, quindi vado ad appiccicarlo qui sul lato del cappellino e poi lo piego. Troppo forte! Una volta solidificato anche questo giro, facciamone un altro
per renderlo più alto. Questo proprio fungerà da tappo al nostro cartoncino. Lasciamo asciugare, è quasi pronto. Mentre lui bello bello asciuga, metto un filo di colla su questa parte del cuore e appiccico la parte superiore sulla parte inferiore, così. Ok, a questo punto quindi facciamo il nostro clown con quello che più ci piace. Io metterò delle stelle filanti, ma voi potete mettere anche delle caramelle e renderlo un ipotetico regalino per la festa in maschera dei vostri bimbi. Sapete il gadget che si dà a fine festa? Ecco, potrebbe diventare quello, o potrebbe diventare un portacoriandoli. Quindi una volta farcito, tappiamo. Ecco il coriandolo che va dappertutto. Ecco qui, tappiamo, e quello che avremo messo dentro rimarrà ben custodito all'interno, vedete, con un tappo fatto da noi. Quando vorremo prenderli basterà aprirlo e verrà fuori anche il pensierino. Quindi facciamo i nostri clown con quello che più preferiamo, quindi tappiamolo, manteniamo al sicuro i nostri gadget barra sorpresa, ecco qua, ed è pronto per diventare un bellissimo gadget per le nostre feste. Ehi, buon carnevale, ci vediamo subito dopo le foto. Ciao, e ditemi con cosa li farcirete, coriandoli, caramelle o stelle filanti. Ma non è carino il nostro pagliaccio, guardate che bello. Per questo pagliaccio devo ringraziare la maestra Lucia. Ciao Lucia, grazie! E quindi grazie Lucia per questa simpaticissima idea. Lei me l'aveva fatto vedere in una forma molto più semplice. La faccina era solo disegnata e non aveva tutte le particolareggiature che ho voluto mettere io. In più sapete che io leggo sempre i miei progetti a un fattore utilitaristico, perché secondo me l'arte è come il design, no? Ci deve accompagnare nella praticità della nostra vita, quindi ho voluto trasformare questo semplice pupazzo, che già da pupazzo e carino, in un porta qualcosa. Io ho infilato dentro le stelle filanti, potete metterci coriandoli o le caramelle per le feste dei vostri bambini. Poi vi basterà semplicemente chiudere e come vedete rimarrà ben chiuso e non si aprirà minimamente, quindi anche molto funzionale e pratico. Sbizzarritevi a creare tutti clown differenti, immaginatevi una tavolata piena di clown di tutti i colori e con i capelli tutti colorati in maniera differente. Postatemi i vostri clown sulla pagina Facebook di Arte per Te e buon carnevale a tutti! E a carnevale ricordatevi, ogni scherzo vale! Ci rivediamo al prossimo video da Ombretta e d'Arte per Te, e dal pagliaccio è tutto, alla prossima, ciao!